Ciao ragazzi, come state? Io sono Walter Stolfi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono sul lungolago di Lecco. Oggi diciamo che faccio una challenge. Ho portato con me i miei tre obiettivi preferiti e volevo fare questo tipo di video oggi. Allora, innanzitutto ho la mia Sony 7C, il 24 mm, il 35 mm e il mio 85. Il mio 85 mm. Allora, cosa volevo fare oggi? Volevo praticamente fare 5 minuti di orologio col cronometro con ognuna di queste focali, fare una passeggiata sul lungolago e scattare con ognuna di queste focali e vedere le differenze di scatti con questi tre tipi di obiettivi. Non è un confronto tra i tre obiettivi, non è un confronto per vedere qual è il migliore, qual è il peggiore, no, assolutamente, ma solo per vedere le differenze e vedere che tipi di scatti si possono fare nello stesso contesto con tre focali diverse. Adesso monterò la DJI che sto filmando adesso sul mio petto e quindi attiverò il cronometro e quindi dicevo 5 minuti con una delle lenti e vediamo cosa verrà fuori, ok? A dopo. Allora, quindi inizio subito con il 24 mm, sono pulito. Oggi c'è un sole tremendo, quindi ho portato i miei filtri ND, quindi tre differenti per ogni tipo di diametro degli obiettivi. Quindi inizierò con il mio 24 mm. Il 24 mm ha il filtro ND che ha un diametro di 49 mm. Ok, impostato i setting per il 24 mm, quindi come dicevo prima inizio con il 24 mm, ho su il mio ND. Allora, adesso faccio partire il cronometro, vediamo, mi guardo un attimo intorno per vedere. Sì, parto da qui e partiamo con i 5 minuti. Cronometro, la mano. Via. 5 minuti da ora. Penso che si vede, sì. Sì. Ok. Siccome questo è un bel grandangolo, allora iniziamo subito a fare un panorama.
Ciao. Posso? Ciao. Madonna. Ciao. Ciao. Chi c'è? Eh? Chi c'è? Vieni a bere, su. Parlo. Ok, sono quasi finiti i 5 minuti, vediamo l'ultimo scatto, proprio l'ultimo, no, la signora è interessante. Ok, 5 minuti finiti. Però siccome erano i primi scatti voglio fare proprio un altro minutino con il 24 perché ovviamente la situazione si sta facendo più interessante adesso. Thank you.
Ok. Ok, cambiamo obiettivo. Proviamo con il 35. Allora, quindi cambiamo focale, abbiamo fatto 5 minuti con il 24, adesso facciamo 5 minuti con il 35, eccolo qui. Togliamo l'ND. Ok, 35. Una soffiata. 24 lo mettiamo a posto. Vediamo il filtro ND per il 35 mm. Per il 35 mm il diametro è 55 mm. Eccolo qui. Ok, inizio con il 35. Allora, quindi stesso percorso che ho fatto con il 24. Quindi ragazzi, come vi dicevo, non è per far vedere qual è il migliore e qual è il peggiore dei tre obiettivi, ma soltanto per farvi capire le potenzialità che hanno ognuna di queste tre lenti nello stesso contesto. Quindi per farvi vedere i diversi tipi di scatti che si possono ottenere in questi, nello stesso contesto e con più o meno gli stessi scatti. Quindi adesso abbiamo il 35, quindi ovviamente rispetto al 24 è un po' più lungo, è sempre un grand'angolo, diciamo che è una delle mie focali preferite. Oh, non ho fatto partire il cronometro, eccolo qui, azzeriamo, via. 5 minuti con il 35, quindi bisogna essere anche abbastanza veloci. No. Ok, anche questa potrebbe essere, perché come dicevo la street non è solo fotografare persona. Andiamo su. Peccato che non c'è nessuno adesso, prima con il 24 c'era qualcuno in più. Ok.
No, no, tranquillo. Siamo a 4 minuti e 20. Ultimo scatto. Dieci secondi per l'ultimo scatto. Buona. Stop. 5 minuti. Perfetto. Adesso passiamo all'85. Stesso percorso, obiettivo diverso. Quindi passiamo all'85. Eccolo qui. È un po' che non lo uso l'85, vediamo oggi cosa verrà fuori. È anche abbastanza pulito. Faccio giusto una soffiatina. Ragazzi, importantissimo questo kit quando siete in giro. Portatelo sempre con voi, sempre, sempre, sempre. È importantissimo. Allora, 35 lo mettiamo via. Prendiamo l'ND dell'85. Ce l'ho? Sì. Eccolo qui. Una pulita anche a lui. Allora, il diametro del filtro ND per l'85 mm è 67 mm. Eccolo qui. Ora iniziamo. Quindi 85 mm, sempre 5 minuti, facciamo partire il cronometro. Facciamo partire il cronometro. Eccolo qui. Azzeriamo. Via. 5 minuti con l'85, via. Pronti. Ok. Allora, 85 è molto molto lungo, quindi permette di stare abbastanza lontano dai soggetti, dalle situazioni. Ad esempio è questa, no? Bella situazione. Questa famigliola. Io sono lontano, non mi vedono. Eccoli qua, volevo prendere proprio tutte e tre insieme. Vediamo di fare qualche dettaglio visto che ho l'85. Sono già passati 1 minuto e mezzo. Andiamo, via. Vediamo di fare qualche dettaglio.
tipo, vedete il sole che riflette sulla barca. Vediamo di fare quel dettaglio lì. Allora, qui non ci sono mai passato con nessuna delle due focali qui sotto. Vediamo un po'. Allora, qui ho bisogno di mettere il multiscatto. Mettiamo multiscatto. Poi vediamo un po' gli F. Ok. Quanti sono? Cavolo, siamo a 5 minuti esatti. L'ultimo. Fatto 6 minuti, dai, 5.50 con l'85. Ok. Finito, allora ho provato le tre lenti, 5 minuti con ognuna, 5-6 minuti, poco più. E come avete visto, adesso andrò a casa e editerò gli scatti, quindi non so cosa è venuto fuori, voi li avete visti già. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate, scrivetemi tutti i vostri pareri nei commenti, qual è la vostra preferita, quale focale vi trovate meglio, con quale focale vi trovate meglio, quale obiettivo vi trovate meglio. Vi ho fatto vedere il 24, il 35, l'85 e spero che vi sia piaciuto questo video diverso dal solito, un POV diverso dal solito. Come al solito vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, lasciatemi un bel like e ci vediamo al prossimo video. Bella!